Ehi, hey, Lavoche fanatici, io sono Dlarz e benvenuti in questo nuovo episodio dei regali dei Poké Fanatici! Era da un mesetto che non facevo un episodio dei regali dei Poké Fanatici, infatti da quando sono tornato dalle vacanze, ovvero a fine agosto, bei tempi, sto accumulando tutti i regali che mi sono arrivati nel punto posta e che ho accuratamente portato a casa. Inoltre, recentemente sono stato anche alla Modena Nerd e alla Games Week e ho deciso di fare un episodio unico in cui farvi vedere tutti i regali che mi avete appunto regalato. Inoltre, ho deciso di ascoltare uno dei vostri consigli e di applicare un nuovo metodo di registrazione per questi video. Molti di voi mi hanno chiesto di farlo in stile spacchettamento con la facecam più una videocamera che inquadri il tavolo per far vedere meglio i regali e io vi ho ascoltati. Sono un bravo YouTuber, iscrivetevi, grazie, ciao. Partiamo prima di tutto con i regali del Modena Nerd, che sono in questa bustina che sembra tipo della spazzatura, ma invece no, l'ho tenuta in camera per tipo 2 settimane. È il momento di aprire. Prima di tutto abbiamo un po' di carte random che mi avete regalato un po' in tanti. Mettete il nome però sui vostri regali, sennò come faccio a salutarvi per bene? Abbiamo Poliwag, Poliwag, Dratini, un po' di carte giapponesi, abbastanza carine, bella questa tra l'altro. Qui abbiamo una reverse, abbiamo un Thundurus full art e un Mewtwo EX. Molto molto bello questo, grazie davvero. Poi uno di voi mi ha regalato questi tre tappi di bottiglia con sopra disegnati dei Pokémon, che però si sono un po' sbiaditi durante il trasporto. A parte questo, vabbè, si capisce che è Groudon, questo è Kyogre e si capisce. Questo dovrebbe essere Rayquaza e vabbè, dai, si capisce abbastanza anche questo. E infatti dietro c'è scritto tutto quanto, molto molto belli, anche di te purtroppo non so il nome perché non me l'hai dato, però ti ringrazio. Qui avevamo il mio nome scritto con i Lego, purtroppo una parte è andata via, ma credo che fosse la Z per completare, c'è una Z sola, però grazie mille per il pensiero, ho cercato di fare il mio nome con i Lego, molto molto bello. Da Federico, clickbait, cheesecake, sempre e comunque. Poi mi avete anche regalato questo Poliwhirl portachiave, che avevo già, però ci sta averne un esercito intero, assolutamente. Quindi regalatemi i portachiavi di Poliwhirl, ne abbiamo proprio tanti così poi. E qui abbiamo un fogliettino con tanta bella roba scritta, vediamo un po'. Pokémon Soul Silver Extreme Randomizer, parte 19 Boeing. Dlarz ha lasciato il suo numero di telefono a Chris Schiff. È la mia reazione, giustamente, di quando ho lasciato per sbaglio il mio numero del Pokégear. Sì, ho pianto tantissimo. La parte 18, dove c'è il maledetto Bayleaf, me la ricordo ancora. Eugenius Rosicone. Ciao Dlarz, sono un tuo grande fan. Ti prego, metti questa fanart o le altre cose che ti ho dato in un video. Grazie per i tuoi video, sempre molto belli. Grazie. Da Federico Miana. Grazie a te, Federico. Veramente figo il fatto che tu abbia scritto tutte le varie citazioni nei miei video in questo foglio. Che bello questo! C'è tutta la linea evolutiva dei mitici Poli da Alex ed Elisa. C'è scritto qui sopra. Veramente, veramente bella. Grazie davvero. Qui dietro non c'è scritto niente. Andiamo avanti. Per Dlarz, il migliore. E beh, e questo si sapeva. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. C'è tutto un impacchettamento di carta. Ah, c'è tra l'altro pure la lettera. Vediamo, vediamo, vediamo. Per Dlarz, ehi là, Pokéfanatico, io mi chiamo Niccolò Morino e vengo da Suzzara, credo ci sia scritto. Sono venuto a Modena e ti ho visto dal vivo per la prima volta. Sei simpaticissimo, il trio è fantastico e ti ho voluto regalare delle carte abbastanza bruttine, grazie. Ma è il pensiero che conta. Ti ringrazio della tua disponibilità. Conta, poi ti ho regalato delle sleeve che ti possono servire. Hashtag attrito. PS, Tuberanza ha ragione, il tuo sorriso è contagioso. Oh, che carino. Se puoi salutare il mio amico Federico. Ciao anche a Federico. E adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Eccoci qui. Primo pacchetto, scusa per le carte, fanno schifo. Ok, l'importante è comunque il pensiero, come hai detto tu. Secondo pacchetto, sleeves che possono servirti. Andiamo a vedere subito le sleeves che ci sono dentro e quali sono. Ok, ah, ok, belle quelle bianche. Quelle bianche sono fighe, quelle a tinta unita sono veramente fighe. Andiamo a vedere le carte che mi hai dato invece. Addirittura pure slivate alcune. Molto molto belle. Grazie mille al mitico Dlarz, finalmente siamo riusciti ad incontrarti e siamo felicissimi di ciò. Questa te la sei meritata di diritto.
Non usare le forbici per aprire, altrimenti spacchi tutto. PS, la prossima volta ti misuro la testa. Stai dicendo che ho il testolone dai tuoi fedelissimi Alice e Davide. KXD, ti vogliamo bene. Anche io vi voglio davvero tanto bene, ragazzi. Alice e Davide sono due ragazzi veramente deliziosi che mi seguono da tantissimo tempo e mi seguono davvero con, penso, con rispetto e ammirazione. E quindi davvero devo ringraziarvi tantissimo. Cos'è? No! Team Skull! Grandi... Oh mio Dio! Mi hanno regalato la... No, vabbè. It's Team Skull, baby! Figata assurda, davvero. Figata assurda. Cioè, mi fate dei regali che sono eccezionali ogni volta. Grazie mille. Ah, che bello. Questo invece è da parte di Lord Maximan, che ci ha dato a tutti e tre, mi ricordo, questo bellissimo ritratto della Mona Lisa versione Dragonite. Siete anche degli artisti. Fantastico. Dopodiché abbiamo due codici. La Legend di Entei e Sui con la parte di sopra è... bellissima questa del box giapponese, quello recente. Abbiamo una bellissima Ultra Creatura GX, veramente, veramente bella. Grazie a chiunque me l'abbia regalata. E qui abbiamo... Poliwag. Bello, bello, bello. Da parte di Alessandro Donà, da Bologna. Grandissimo. Poi abbiamo pacchettone. Ah, c'è scritto anche della roba. Ciao Drarz, questo pacchetto è per te. Scusa se non ci sono carte rare, comunque mi chiamo Alessandro. Non so se ti ricordi quello della fiera di San Lazzaro a Bologna. Dovresti essere uno di quelli che mi ha fermato quando ero appunto a una fiera a San Lazzaro. Qui dentro abbiamo un fogliettino e poi abbiamo un sacco di carte. Veramente un sacco di carte. Veramente un sacco di carte. Codici da parte di Alessandro. E a giudicare dal peso di questo pacco ci sono un sacco. Oh mio Dio. Grazie mille. Sono tantissimi. Poi qui abbiamo un bellissimo disegno di Poliwag da parte di Alessandro Gherardi, da aprire in video. Benissimo. Per Drarz da Leonardo. Andiamo subito a vedere. Qui abbiamo un bel disegno di Poliwhirl, Poliwag, Dactrio, Diglett. Hanno stravinto Polydrarz e Poliwhirl di Drarz. Ovviamente, ovviamente. Ciao Drarz, sono Leonardo e ti seguo da quando facevi Poképark qui. Spero che il mio pacchetto ti piaccia. Scusa per la grafia, figurati, tranquillissimo. Vediamo un po', ci ha dato tutte queste carte. Sono sempre tantissime. Quante carte mi date ogni volta? Guardate qua. Oh mio Dio, tutte le sue carte mi ha dato. E invece qui dentro abbiamo delle carte che... Oh, wow! Toxicroak EX Full Art. E poi Machop e Piano di Giovanni. Grazie, grazie per la full art, veramente bella. Ora passiamo ai regali della Games Week. Parto subito con un regalo che non c'entra niente con i Pokémon, però me l'avete regalato e quindi lo faccio vedere. Uno di voi è venuto e mi ha regalato questo pacchetto di Doritos al gusto taco. Grazie. Prima di tutto ho incontrato i Weedle alla Games Week e mi hanno regalato questa bellissima carta di Gengar XGX del loro gioco Pokémon Xenoverse o Xenoverse, come volete voi. Veramente, veramente bella. Poi mi hanno fatto scegliere quale carta volessi. Ho scelto questa. Giustamente, veramente bellissima. Dopodiché abbiamo anche questa carta che mi ha regalato sempre uno di voi, però senza scrivere il nome, quindi ringrazio per l'iDragon, ma non so ovviamente come ti chiami. Poi un altro di voi mi ha regalato questo Rotomdex fuori serie Ultra Full Art nel Top Loader. Cioè, stiamo scherzando? Già di questi ne avevo tre o due, non mi ricordo. Comunque ne ho un botto e grazie mille. Perché sono bellissimi, ne voglio un esercito. Oh, Glarz infinito, abbraccio dal cosmo. Tua è altissima la visione dei meme. Inverti in noi il bene con un chiasmo. Allevia per noi le nostre pene. Or qui noi in questo chiostro le nostre parole ti dedichiamo. Apprestaci ora a forificar nostro i gansisti. Ma che è una tipo poesia? Grazie mille, mi sento onorato anche se non ho capito la metà delle cose. Però grazie, qui abbiamo un sacco di codici tra l'altro, o forse sono un sacco di carte. Ah ecco, infatti mi sembra c'è pure una carta di Yu-Gi-Oh, grazie mille. Cosa sono tutti sti Duglet?
Sti Ducklet, gagaga vendetta, gagaga fretta, grazie per le gagaga carte. Poi Litmore non può mai mancare, giustamente la mia carta preferita. Grazie ragazzi, grazie mille. E poi abbiamo un Duskull che fa la dub, giustamente non poteva mancare. C'è la poesia. Ciao Drarz, siamo Serena, Simone e Andrea, siamo tre fratelli, ti guardiamo da quando hai iniziato a giocare con Pokémon Sole e Luna sul Nintendo, abbiamo tutti i tuoi disegni di Sole e Luna, sei grande, salutaci nel prossimo video, ciao ragazzi! PS, il mio Pokémon preferito è Sylveon e Incineroar, dietro c'è un bellissimo disegno di Poliwhirl per Drarz, e poi dentro ci sono, ho delle carte, di cui una tra l'altro mi è caduta, anzi no, mi è caduto un codice. Sì, un codice. E queste sono le carte che mi hanno regalato. Carte più codici. Sono tutti codici? No, ci sono ancora carte. Ok, vediamo un po'. Codici, 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 codici. Codici, codici. Quanti codici poi? E un sacco di carte, tra cui tutti Poliwhirl, Poliwag. Oh, bellissimo! Scissor Prime. Belle, alcune sono veramente, veramente belle. Grazie mille. Poi abbiamo per Dlarz, sempre tutte queste carte, tutti questi codici, questi da parte di un'altra persona, più il fogliettino. Che andiamo subito a vedere. Ciao Dlarz, in questo piccolo pacchetto ho messo 220 carte in codice, più due codici che valgono mazzi pronti. Sono tutti di bianco e nero, ma spero che vadano bene lo stesso. Ciao da Federico. Certo, ovviamente, ovviamente, se da parte vostra va bene comunque. Qui abbiamo un altro pacco con... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aspetta, devo leggere il biglietto prima. Caro Dlarz, mi chiamo Nando, sono un ragazzo di 15 anni. Circa 2 anni fa persi la passione per i Pokémon, ma la riacquistai grazie alla tua simpatia. Oddio, che bello, grazie mille. Ma ora, senza annoiarti, volevo solo dire che sei il mio youtuber, poketuber preferito. Sei il più bravo di Federico95 italiano. Sei un grande, continua così. Dai gioia alle persone. Nanderkan02. Un qualsiasi pokefan. PS, questo è per te, Poliwhirl. Grazie mille, che bello. Ma poi qui abbiamo lo Squirtle del Mac. Ancora tutto intatto. Tutto intatto da aprire. Eccolo qui, l'ho aperto. Ops, mi stavo pure per cadere. Che bello, spara pure l'acqua. È in perfettissime condizioni, grazie mille. È troppo bello. Lo metto qui. E dentro c'è anche una carta, che però si è tutta spiegazzata, mannaggia. Che cos'è? Un Magikarp Polo, bellissimo. E qui ci sono tutte le istruzioni. Grazie, grazie davvero. Bellissimo lo Squirtle. Ancora buste, queste credo che non siano più del Games Week. Abbiamo più di una carta. Sono tre, vediamo. Arcanine, Mega Ball e super rimozione di energia. Poi abbiamo... Aspetta, ci sono due fogli. Oh, che bello! Con i cartoncini. Bellissimo. Grazie. Veramente, veramente bello. E poi... Aspetta, oddio, qui c'è scritto un sacco di roba. Emolga, Roselia e Poliwhirl. Da Martina, ecco qui il tuo nome. Leggi dietro, perfetto. Andiamo a vedere subito. Ciao Dlarz, mi chiamo Martina e ho 12 anni e mi sono trasferita da Milano a Ferrara. Ah, sei tra l'altro qui vicino. Ti seguo da poco, sei molto gentile e simpatico. Mi piacciono un sacco i video dei regali dei Pokéfanatici. Anche io sono una collezionista, per questo non ti ho regalato carte forti, e tante soprattutto. Ma è il pensiero che conta, no? Spero ti piaccia il disegno, anche se non sono brava a disegnare, mi piacerebbe finire in un tuo video. Clickbait, cheesecake. Ci sei finita nel mio video e ti ringrazio davvero tantissimo. Davvero, davvero. Questo con il Minion, tra l'altro. Questo con il Minion, tra l'altro. Ok, andiamo subito a vedere. Eccoci qua. Già carte. Zoroark, Registeel, Geodude, che tra l'altro è una prima edizione. E un Clefairy Holo. Abbiamo un disegno di Rotom per Dlarz da Gianmarco. E poi di qua un disegno di... Oh mio Dio. No, c'è scritto semplicemente ciao con una faccina. PS, salutami. Ah no, c'è scritto qualcosa qui sopra. Ecco, mi sembrava strano. Ciao Dani. I disegni non sono il mio forte, ma spero che ti piacerà sia il Rotom sia il Victini. Comunque, spero che ti piacerà. Mi piace, non preoccuparti. Grazie mille, davvero. Qui abbiamo altri codici, tutti qui dentro. Sono un bel po'. Poi abbiamo carte fake. Ah, grazie per le carte fake. Sono tutte fake, sì? Sì, però va bene. Sono carine lo stesso, più o meno. Vediamo un po'.
Ciao caro Dlarz, siamo due amici, Andrea e Manuel. Volevamo mandarti queste carte ed una fanart. Speriamo che ti piacciono. Piazza sei il nostro youtuber preferito. Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi. E qui dentro cosa abbiamo? Credo un disegno. Sì, oddio, bellissimo. Questo da Bosisio Andrea per Dlarz. Oh, che bello! Bellissimo, grazie. Bello grande e colorato. E qui abbiamo un altro pacco. Anzi, un'altra busta. Andiamo subito a vedere. Abbiamo un disegno di Lycanroc forma mezzanotte. Qui sotto abbiamo delle carte fan made, Rockcraft fake e Pikachu fake con la pistola. Ok. Qui abbiamo We Love Poliwhirl and Poliwag. Grazie pure per il disegno per Dlarz. E qui... Oh mio Dio! N! Grazie! Oh mio Dio, che figata! Questa è da leggere in privato, quindi adesso me la leggerò. E intanto andiamo a vedere qui dentro cosa c'è. Tutti i codici e una moneta di Mega Rayquaza. Grazie per N, davvero. Adesso mi leggo cosa mi è scritto in privato. Pacco enorme con scritto clickbait cheesecake. Veramente enorme, quindi lo apro qui di lato. Abbiamo una Pokéball che contiene all'interno, vediamo... Bello, Oshawott! Grazie! Poi, qui abbiamo un bel foglietto con scritte tante cose, tra l'altro sul computer addirittura, wow! Ciao Daniel, scrivo al computer perché ho una scrittura pessima e non capiresti nulla, lol. Ok? Io mi chiamo Andrea, ho 14 anni, forse hai già sentito parlare di me su Instagram, sono AndyPel3, quello che ti ha fatto i loghi della fanpage Poketubers, comprese le tue. Comunque, non sono qui per farmi pubblicità, ma per ringraziarti per tutto quello che fai per noi ogni giorno con i tuoi video. In questa scatola ci sono regali sia per te che per Matox, che mi ha aiutato su Instagram quando ero triste e indeciso con un messaggio in direct. Ti dico anche che dietro alle tue fanpage e quelle degli altri ci sono persone bravissime che mi hanno aiutato quando i miei compagni mi prendevano in giro per il fatto che gioco a Pokémon. Persone stupende, siete anche te e Matox. Anche se virtuali, spero di incontrarvi tutti un giorno, magari in qualche fiera. Questi pensieri, anche se piccoli, sono il mio modo per ringraziare. Sei il miglior Poketuber in Italia per quanto mi riguarda, e continua così. Grazie mille, non sono assolutamente il migliore, però grazie se lo pensi. E soprattutto ti raccomando, sempre forte contro queste persone che vogliono romperti le scatole, perché non ci sei passato solo tu, ci sono passato anch'io tanti anni fa, quindi per esperienza ti dico fregatene e vai avanti. E niente, spero che davvero quello che facciamo, quelle poche cose che facciamo per tirarti sul morale, possano continuare a bastare per darti quel minimo almeno di sicurezza in più e di senso di sentirti un po' più apprezzato per quello che sei, quindi grazie davvero. Poi abbiamo anche queste carte. Allora, Gumshoes. Oh mio Dio! Oh mio Dio, la band scelta! No, aspetta. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Fuori serie, tra l'altro. 162 su 147, la band scelta full art, che tra l'altro è una delle fuori serie di Ombre Infuocate che... più rara, che vale di più. Grazie mille! No, vabbè, non dovevi assolutamente. Grazie. Sei il migliore, cavolo. Sei davvero il migliore. Grazie anche per il Gumshoes. E poi qui abbiamo tutti i Poliwhirl, è un Poliwag. Grazie! Oh mio Dio, grazie! E infine abbiamo questo, che arriva da un mio fan un po' più grandicello, che di solito fa delle fanart veramente bellissime, e mi ha detto che manda le fotocopie ai diretti interessati. A me però ha deciso di mandare il disegno originale. Andiamo prima a vedere la lettera che mi ha mandato. Si chiama Jack Reb, se non ricordo male. Infatti c'è anche il suo logo JR. Andiamo ad aprire la busta e vediamo dentro cosa ha scritto. Se ha scritto qualcosa, sì. Bellissima scrittura, tra l'altro. Ciao Dlarz, finalmente sono riuscito a finire la fanart. Spero ti piaccia perché ci ho messo veramente tanto tempo. Ti volevo fare i complimenti per come sta andando il canale. I tuoi video, il tuo modo di fare e la tua risata mi fanno morire. Ti ringrazio per riavermi fatto avvicinare al mondo dei Pokémon. Comunque mi presento, mi chiamo Giacomo, 23 anni, cioè sei più grande di me. Mi seguono veramente ragazzi di tutte le età, dai più piccoli a quelli più grandi di me addirittura.
e faccio l'istruttore di nuoto. Sono di Parma e, come hai capito, nel tempo libero, nel tempo perso faccio l'artista. Continua così che vai forte. In bocca al lupo per tutto e spero di vederti in qualche fiera qui vicino. Lavoro permettendo. Saluti Jack. Mio Dio, grazie, grazie, grazie. Sei gentilissimo. Io il disegno l'ho già sbirciato, ovviamente. Ho anche comprato una cornice per incorniciarlo e dopo aver fatto questo video finalmente lo potrò fare. Siete pronti? Siete pronti a vedere il disegno? Aspettate che lo posiziono bene. Tolgo il cartoncino, siete pronti? 3, 2, 1, sbam! Cioè, guardate che bellezza! Spettacolare, spettacolare, ve lo faccio vedere anche da qui. È veramente uno spettacolo. Grazie mille, Jack. La fanart della vita. E ok, Pokéfanatici, questi erano i regali del Modena Nerd, del Games Week e quelli che mi mandate in generale. Sono stati veramente tantissimi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto una lettera, mi hanno mandato un disegno, mi hanno dato le loro carte rare. Grazie davvero, siete troppo gentili come al solito. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video e noi ci vediamo in un prossimo. Grazie ancora a tutti e bye bye.